Ora utilizzo questo soft steel, che è un filo d'acciaio, un cavetto d'acciaio molto sottile, 25 libbre. Qua l'ho crimpato, diciamo circa una 30-40 cm. Vediamo, non lo tocchiamo con le dita, se non si apre. Infiliamo dentro, lo teniamo sempre un po' più lungo perché infilando si può anche sfibrare. Ecco qua, se lo facciamo infilare mettiamo il pometto dentro, ecco qua. Peschiamo sottile, pesco sottile perché togliamo via la parte che non serve. Senza andare a piegare, tanto la parte, ecco qua. Qui abbiamo pronto il nostro finale. Volendo possiamo accorciare ancora un po' questa parte qua. Così abbiamo bello pulito, molto sottile, ed è quello che serve. Ripeto, utilizzato questo. Ok, adesso lo colleghiamo alla nostra canna, poi dopo tutti a pesca. Andiamo alla ricerca dell'aspio o del perk. Di solito in inverno frequento posti dove c'è un po' d'acqua movimentata, c'è un po' più ossigenata, il pesce è un po' più attivo.
vediamo cosa c'è che gira. Vediamo cosa c'è che gira, se è un pesca, se è un perca, un aspio. Vediamo cosa potrebbe essere questo giro. Aspio. Questo è un super aspio. Il rattling spin. Ok. Bellissimo aspio caduto sul Ratnesting della Salmo Poland, rosa fluo. Ora gli facciamo un rilascio e ok.